Buonasera a tutti e benvenuti alla nona puntata di Balla Bar dello Sport. E questa sera abbiamo degli ospiti così frizzanti. Significa un'altra cosa, così. No, così, però... Cioè, casi cagano. Se la così hai ragione, ho detto così. E lo stai, così è più, cioè... Frizzanti. Ho capito. Stato il primo... Così è frizzante, vero? Frizzante, così. Dovevo entrare. Esatto. Frizzanti, questa sera abbiamo degli ospiti frizzanti. Il primo, Ivan Fiore, grande comico palermitano. Detto anche 7up, o Sprite, cioè frizzante, cioè... Mica... Va bene. Dai, questo sei. Sì, okay. Sì, frizzanti, così, di così frizzanti, sì. Va bene, ok. Allora, Salvo Orifici. Orifici è il direttore sportivo della New Team. Cioè, questa squadra si chiama New Team, come la squadra di famosissima di Holly e Benji. Voluta per questo, sì. Ha voluto proprio il nome. Sì, il nome è scelto per questo. Chi è Roberto Sedigno in questa squadra? Cioè pure io una volta avevo fatto una squadra di calcio, l'avevo chiamata Kiss Milicia, non è andata bene, però poi vedete le partite vostre durano 6-7 giorni. Sì, fa. Cioè, ancora siamo alla prima partita di campionato, quindi i bambini non finiscono di giocare, il campo è in salita e l'altra porta non si vede. Però la più bella cosa di Holly e Benji è la mamma di Holly che si porta a casa il brasiliano, cioè ci teniamo, dico, se uno si ricorda il cattolico, cioè, questo andò a dormire a casa di Holly e il padre in viaggio e in nave, cioè, ma dico io, già da, insegnavano l'educazione. Era già da una bandanara, stiamo cominciando, ma ci sono dei bambini, siamo grandi, due sportivi, due ragazzi per il calcio sono pazzi, due sportivi, due ragazzi per il calcio sono pazzi, son portiere e attaccante. Almeno Vincenzo tu hai sperato, loro vogliono sperare, è campione. Vabbè, quanto dura il programma? No, ma potete continuare. Per poter così giocare nella squadra nazionale. Nella squadra nazionale. Tirando i rigori, Benji si allena parando i rigori, e questa sfida senza vincenti fa dei ragazzi felici e contenti. Basta, perché poi finisce anche la madre e le mamme in questo caso, dei ragazzi felici e contenti, no? Prevedo comunque una puntata difficile, difficile e piena di imprevisti. E poi il terzo ospite lo presentiamo, Riolo Roberto. Lui è il responsabile. Buonasera. Di il club di sci nautico Solunto. Non stai indovinando nulla, grandissimo. Famosissimo, chi è che non lo conosce? Meglio Solunto che mi ha accompagnato un to. La cosa bella è che l'ha presentato con prima il cognome, poi no. Come se uno andasse a Sanremo andasse in oso canta Baglioni Claudio. Di nautico sci. Generale direttore Roberto Riolo, così va bene. No, penso. Allora, così facciamo. Allora, presentiamo Roberto Riolo, responsabile nautico Solunto. Beh, è andato. Allora, iniziamo da. Allora, poi io lunedì mattina quando vado al bar, la prima cosa che chiedo a quello del bar è: dice, te la sei vista ieri la partita? Invece no. No, io non faccio questo. Io la mattina arrivo al bar e chiedo: cosa ha fatto ieri Giovanni nella gara di sci nautico? Cioè, la prima cosa che il lunedì matti tu pure, vero? Sì, io. Cioè, è uno sport, diciamo, molto diffuso. Credo che sia anche lo sport nazionale, cioè, sci nautico, cioè anche tutti i ragazzi della New Team che fanno sci nautico, che poi i gemelli Derrick della sciavano, cioè facevano sci nel campo, cioè, la catapulta infernale, ma che tu la insegni ai tuoi ragazzi, certo, tu, certo. Allora, vabbè, iniziamo da te. Voi fate uno sport, diciamo, poco diffuso. Nautico. Dico, fate uno sport poco diffuso. Però, dico, io vorrei capire in questo periodo, cosa fate? Come vi allenate? Noi dovevamo cominciare sabato, solo che sabato c'è stato il Viva Maria.
per, normalmente l'ultimo weekend di febbraio cominciamo e finiamo per la Madonna, quindi per l'8 dicembre. Cioè sciate sono... fino all'8 dicembre interrottamente. Non vi stancate, ci attacchiamo alla Tirrenia. Però dico c'è sbagliato, perché dico se voi andate quando piove zona Partanna Mondello, giuro che si può fare perfettamente. Cioè Scinaudi c'è. E quindi in questi due mesi facciamo sci da neve, piano battaglia permettendo. E per ora abbiamo sciato perché c'è stata tanta neve e i ragazzi hanno fatto un po' di gambe in montagna. Perché i movimenti diciamo sono simili? È per una delle tre discipline principali, per il salto, che per fortificare le gambe è la migliore attività questa dello sci da neve. E voi vi allenate a mare? Noi ci alleniamo 10 mesi l'anno, mezza giornata a mare e mezza giornata al lago. Mezza giornata a mare e mezza 10 mesi l'anno. I bambini a scuola non ci vanno. D'estate. Ah, in estate. Inverno quindi... solo di pomeriggio. Ah, d'inverno. E fate un giorno mare, un giorno l'anno. È la cosa bella che fanno i compiti durante il giorno, le scie ne studiano. Cioè, è così. È bello. Fra un allenamento e l'altro. È un allenamento pesante. In questo periodo, no? Voi andate a mare, l'acqua penso che sia fredda. Allora, noi alle 3 del pomeriggio ci ritroviamo tutti col pulmino e andiamo al lago di Caccamo. Il lago di Caccamo è un posto ideale dove poter fare allenamento perché le condizioni del piano d'acqua sono sempre perfette. E quindi i ragazzi normalmente fanno due allenamenti. Fanno un allenamento, poi studiano e poi fanno l'altro allenamento. Appena fa buio ce ne rientriamo. Sono tutti i ragazzini di Casteldaccia, Bagheria, Santa Flavia e quindi poi glieli restituisco. Ma ogni tanto ne dimenticate qualcuno là che rimane in acqua. Sì, lo lascio a guardia della barca lì. Però dico, alla fine è una bella cosa. È impegnativo, molto faticoso, quindi ci vuole tanta dedizione sicuramente, tanta passione, perché senza passione... Loro si allenano tutti i pomeriggi. L'età qual è l'utenza? Ma l'utenza è anche fino a over 65. Diciamo che i campionati italiani si svolgono fra tante società e ognuno può presentare 4 atleti. Noi l'anno scorso abbiamo presentato 4 bambini e tutti e 4 hanno fatto poker. Cioè poker significa che hanno vinto. No, stavano giocando per i fatti loro. Cioè, hanno vinto tutte le discipline e quindi contro anche club più blasonati di Brescia, di Torino, di Milano siamo riusciti a vincere il campionato italiano per società. Beh, e quali sono le discipline? Perché tutte le discipline? Allora, figure che diciamo la disciplina più acrobatica, slalom che si fa in un percorso obbligato con delle boe e poi il salto con una rampa a chi salta più lungo. Vabbè, dico, abbiamo un video qua che parla del loro sport, della loro attività. Questa è un'esibizione che abbiamo fatto a mare, a Porticello, in occasione della festa della Madonna del Lume. È stato uno show così, una cosa. E vabbè, vediamoci. Godiamoci questo show. Lo sci nautico è uno sport acquatico che si pratica prevalentemente nei laghi, però in maniera diportistica anche presso il mare. E noi siamo una delle poche realtà in Sicilia che lo pratichiamo e lo pratichiamo al lago di Caccamo presso la diga Rosa Marina. E come potete aver visto, lo sci nautico si pratica nei specchiacqui con l'utilizzo di un motoscafo, dove appunto lo sciatore ha l'obiettivo di prendere boe o fare il maggior numero di punti in base a delle figure o saltare da un trampolino e fare la maggior distanza possibile.
Queste sono le tre principali discipline dello sci nautico. Io sono stato vice campione europeo nel 2017 e ho partecipato ai mondiali nel 2016 classificandomi undicesimo. Un'esperienza sicuramente da ripetere. Mi sono distinto in tutte e tre le discipline, slalom, figure e salto. Sono riuscito a portare a casa una medaglia d'oro in combinata. Il mio prossimo record che vorrei fare saranno i 3.009 o 3.010 punti di figure, slalom 16 po'. Sono vice campione italiano, il primo è Salvuccio Martorana. La disciplina che mi piace di più è figure perché ti, cioè, è come se ballassi sull'acqua, tipo, non so. Quest'anno ho partecipato agli italiani a San Gervasio e mi sono classificato primo in tutte e tre le discipline. Ho fatto anche il mio record per la prima volta. Basta. Record italiano under 10. 4.500 punti. Allora, chi è che di voi ha mai provato a fare sci nautico? Io. Anche io. La partente è la cosa più difficile, le gambe, ci vogliono gli addominali. Per io ci ho provato un paio di volte. Addominali nelle gambe ci vogliono. No, anche no, non ci vogliono. No, no, io ci ho provato un paio di volte. No, gambe e addominali ci vogliono sicuramente, una spinta, perché se riesci a partire poi rimani in equilibrio. Ma ho faticato assai. La fatica è pure il primo strappo delle braccia. Deve essere di certo... una coordinazione fisica incredibile, cioè comunque allenamento. Ha notato che chi ha fatto sport secondo, non è complicato. Il bambino che è arrivato secondo di cognome fa Acquaviva, per cui già è avvantaggiato rispetto a tutti gli altri bambini che si chiamano. Infatti hanno fatto un antidoping proprio per certo, questa è la cosa. Vabbè, comunque uno sport diciamo difficile da... È divertente vedere le immagini, molto divertente, quindi invito veramente a chi... vuole, però dove può provare? A Caccamo oppure a Solanto, a mare. Dove vi possono contattare? Avete una pagina Facebook, penso. Pagina Facebook Club Nautico Solunto. Quindi vi cercano là e... ho capito. Va bene, abbiamo scoperto una nuova... Io ero totalmente all'oscuro che a Palermo, cioè in provincia di Palermo, c'era una squadra di sci nautico. Francamente... lo sapevo, comunque vi sto dicendo, io ci ho provato più volte, che avevo un amico mio patito di questa cosa, che ogni pomeriggio avevamo il villino a San Nicola, ogni pomeriggio dovevo andare a fare sci nautico, io l'accompagnavo, guidavo, una volta mi sono messo in acqua, siamo stati circa tre quarti d'ora ma non sono mai riuscito a partire, comunque vabbè, complimenti a voi. Ci sono le scuole apposta. Questo è vero, va bene, e allora... cominciamo a parlare di calcio, Ivan. Sì. Tu che sei un grande esperto, un grande tifoso del Palermo. Sì. Allora, il Palermo, noi andiamo, registriamo il lunedì, andiamo in onda poi il giovedì, però il Palermo giocherà domani sera e sarà un test importante perché innanzitutto fortunatamente abbiamo mantenuto il secondo posto, tutte le altre hanno giocato, il Pescara ha superato il Benevento e si trova a un punto dal Palermo, sì. Il Brescia... è a 4 punti più in alto, abbiamo pareggiato col Brescia l'ultima in casa, ma domani abbiamo la possibilità di allontanarci da questo terzo posto. Che sarebbe importante. Che sarebbe importante, poi abbiamo una partita importante il 2 marzo con Lecce, che è una diciamo delle... Ma in teoria con Lecce siamo amici, poi da capire un pochettino come funziona la cosa dell'amicizia in questo caso. Credo che la vittoria sia... psicologicamente importante, perché dico intanto rallegra un pochettino la situazione, abbiamo bisogno di una vittoria. La classifica è positiva, cioè non c'è stato il tracollo dello scorso anno, la situazione è tragica, quindi abbiamo bisogno veramente di solidità. La gente comincia ad andare allo stadio, cioè comunque la scorsa volta 15.000, quanti erano allo stadio? 15.000 circa. E il tempo era, c'era freddo, dico, per molto noi, freddo. Per noi è un po' difficile, siamo riusciti, abbiamo accettato questo invito, quindi...
che sia di buon auspicio. È difficile, non sono né positivo né negativo, non so veramente. Faccio i complimenti a Mirri per quello che sta facendo e per l'iniziativa, che è una cosa bella. Spero con l'azionariato popolare, se possa. Sì, ma Foschi oggi ha smentito questa cosa. Ma che mi stai dicendo? Sì, perché Foschi ha detto non abbiamo bisogno di questi soldi, che la gente si impegni in questo modo, perché dietro c'è qualcuno che veramente... E questo è bello. E dietro è bello. C'è sempre il solito... Penso. Anche perché il palermitano, conoscendolo, il Sicilia, il palermitano che... diventa azionario, c'è cioè anche solo 10 euro cagno, e a Flaco fai mazionare il pepe e la squadra è mia, ma chi se ne dice non lo so, c'è il palermitano poi presente, ma dico Foschi ma ne carico io, quindi dobbiamo stare attenti all'azionario, perché abbiamo l'idea della Spagna che fanno, ma mi sembra più tranquillo, noi siamo palermitani quindi. Però dico, a livello societario momentaneamente le cose si sono sistemate. Si sono sistemate. Dico, siamo tranquilli, siamo sereni, gli stipendi li hanno pagati, non si aspetta. Certo, dobbiamo dire pure complimento alla dichiarazione del nostro il capitano, la dichiarazione che ha fatto bellissima, chi era che ha fatto di... bellissima, però ricordiamo se è il capitano. Vabbè, però il capitano cioè uno che fa una dichiarazione è capitano, è inutile nascondere la cosa, quello che ha fatto è bellissimo. Però vogliamo anche ricordare che anni i piccioli ce l'hanno, però cioè ricordiamo Casucchini piccioli, dico eventualmente non prendessero lo stipendio. Noi abbiamo problemi, loro no, capisco, diciamo la cosa, se no poi sembra che sono gli eroi, invece no. Complimenti, ci hanno messo il cuore, ma i soldi sono importanti. Dico, i soldi sono importanti, però la Foschi è momentaneamente il presidente del Palermo, lo sapevi questo? Certo. Hanno fatto una bella manovra perché hanno abbassato i prezzi dello stadio finalmente. I prezzi sono diventati popolari, la curva a 5 euro, credo, la gradinata a 10 euro e poi... via via salendo 800 euro per le tribune, per evitare di accalcare le tribune 800 A per vabbè, non, sempre queste cose poi con lui no Dio, andiamo cote, tu sei diventato ultimamente diciamo un tuo tormentone ultimamente che porti a Sicilia Cabaret, sì. Ma questo tormentone è famosissimo già da molto tempo allo stadio, quando soprattutto il portiere avversario batte la rimessa, sì, no? Sì. E tutti dice e tutti in coro e tutti in coro che e io ho provato in là potè mio prodotto tu chi un attimo calivo foti forte campo, non ce l'ho fatta a vendere allo stadio, però comunque sì, vabbè, io dico Suki che è diverso perché in giapponese deve, certo, andare a scrivere, certo, al computer Suki, trovate un sacco di cose, però tra le tante cose anche amore perché Suki, sì, in giapponese vuol dire amore, quindi io vendo amore, questa è la cosa più bella, che poi gli accostamenti casualmente. Se è con i formaggi, caciocavallo Suki è buono, ma toppe toppe tuma Suki, che ci posso fare? Ma che ci posso fare? Vai fare, questo diciamo, vabbè. Cioè, però dico, ma è, devi giocare sul doppio senso, ma è questo il gioco, e poi è amore in tutti i casi. Cioè. È amore in tutti i casi. Allora, diciamo, la gente si riavvicina a questo Palermo, la speranza è che il Palermo possa ritornare finalmente in Serie A, perché l'anno scorso la Serie A ce l'hanno praticamente rubata. C'è una tastiera che ne può, un pianoforte che ne parla di questi momenti tragici. Parla di questi momenti tragici perché durante il Palermo Frosinone l'anno scorso, anzi Frosinone Palermo, sì, ti hanno bruciato un tasto con una sigaretta. Uno dal quinto piano, evidentemente nervoso mentre si stava nervoso andando. Perché la moglie non lo faceva fumare in casa, quindi lui era sul balcone, tirò questa sigaretta e ti ha bruciato un tasto. Purtroppo non lo potete vedere, ma fidatevi. E allora, dico, il Palermo, la speranza, certo, per noi tutti è che possiamo tornare in Serie A più presto, anche perché una città come Palermo non può non stare in Serie A. Sembra lo stereotipo, sempre la stessa, ma è la verità, perché siamo la quinta città d'Italia, cioè come fa una squadra... Ma noi siamo stati anche capitale della cultura. Questa cosa però, la mappa, cioè, vabbè, questa cosa, ma resta a cultura, poi i giri per le città non sanno parlare, però dico, a parte questo, no, però è vero, e noi esportiamo, vabbè, noi siamo stati... la culla del mondo, siamo stati tanto, siamo importanti, i monumenti, siamo una città monumentale, quindi il Palermo ha bisogno proprio di essere là, in Serie A. Ma anche perché, è che molti forse lo dimenticano, noi abbiamo il presidente della Repubblica che è un palermitano. Ma come facciamo ad avere il presidente della Repubblica palermitano? Forse è la prima volta che succede una cosa di questa nella storia, e il Palermo in Serie B non si può.
ma anche solo per il... ma su picchiasse Mattarello Palermo i picci non ci mancano, però va bene, però no. Dico, poi comunque nella prossima puntata ci spiegherai il nesso tra, no, dico, ma la carica che è Palermo, più importante, nel senso che Palermo è una grande città, non possiamo stare noi, non possiamo essere, raccogliamo noi le firme e chiediamo la Serie A di cittadinanza, questo è pure vero. Ho una cosa più semplice, che si dimetta Mattarella. No, sto scherzando, come si chiama di nome Mattarella? Sergio, sto scherzando, cioè il mio Sergio, cioè, non cambio, mi permetterei mai, anzi stiamo, dico, vogliamo passo, te lo chiedo per favore. Allora, va bene, Salvo, tu sei anche un grande intenditore di calcio, sei arrivato alla New Team, ma Salvo quest'anno era partito come direttore sportivo del Castelbuono, che è una bella cittadina sulle Madonie, tutti quanti la conosciamo, famosissima per il Pettone, ma anche per la manna. La manna, la famosissima manna Sochi. Bisogna stare attenti. Perché dico che giusto giusto, però è vero, la manna. Ricordo sempre che sono bambino, non lo dico. Ma manna, amore per la manna, questo prodotto che dalle, dagli alberi, questa radice, cioè una cosa buonissima, complimenti, bravo. Grazie. Bravo. Cioè. No, però se noi facciamo vedere la classifica dell'eccellenza, ecco il lavoro che Salvo ha iniziato quest'anno. Guardate dove è Castelbuono. Castelbuono è... non ridere così, ma non è giusto competitiva. Castelbuono è l'ultimo posto con 6 punti e poi via via. Ma se la gira al contrario, no? Cioè, diciamo, però non ci riusciamo. Salvo, che è successo a Castelbuono? Ma guarda, io sono stato lì un mesetto e mezzo. Mi è bastato per capire che non si poteva continuare a lavorare. Sono andato via dopo 3 partite di campionato. Dopo 3 partite di campionato? 3-4 partite. 0 punti, giusto? Perché no, avevo un punto, la prima partita, e poi sono andato via perché non c'erano le condizioni per lavorare, diciamo così, e quindi ho preferito lasciare... Dedicarti ai bambini della New Team. Già lo facevo questo. Ah, quindi era un doppio incarico. L'ho lasciato per dedicarmi anima e corpo a questo progetto che è molto più pulito. Allora, questo è il campionato d'eccellenza, Ivan, tu lo segui il campionato d'eccellenza? Sinceramente no, ma se vuoi ti dico di sì, però, cioè dico... No, no, però... mi puoi dire... No, conosco un po' di squadre, a me piace perché ho un sacco di amici che giocano, però dico... vabbè, le conosco tutte le squadre. Beh. C'è l'Icata che ha preso ormai il volo, penso che sia difficile poterlo raggiungere, al secondo posto il Canicattì e poi le squadre palermitane sono la Parma, un ballo a 40 punti che sta facendo un bel campionato, e ahimè... Cus, dove sei, Maria? Il Cus di... Palermo, siamo là sotto a 17 punti, siamo con una partita in meno. Quindi potete chiedere scusa. Che la partita... Scusa, cioè, se la classifica. La partita in meno è contro il Castelbuono, dovrebbe essere una partita tra virgolette facile. Quindi salite di... arrivate. Andiamo a 20. Diciamo... Comunque c'è da notare che il Città di Caccamo è in questa non bellissima posizione di classifica perché a Caccamo il calcio è un po' diminuito, sì, perché c'è lo scinautico. Vero, Quindi tutti sciano, però la squadra... È vero, tutti si sono concentrati sullo scinautico. Ma sala, perché sono ubriachi, quindi si fanno... Mussomeli, vabbè, lasciamo stare. Però c'è il Canicattì che dobbiamo dire che ha vinto la Coppa Italia d'eccellenza. Importante questo. E sta facendo le fasi nazionali in questo momento, quindi una bella cosa. Se il Canicattì vince le fasi nazionali, oltre a Licata sale anche il Canicattì in Serie D. Buono. Quindi Licata e il Canicattì vanno in Serie D. Dico, sarebbe una bella cosa per il calcio siciliano, no? È importante perché poi fa il vivaio, crescono giocatori, cioè è una cosa importante, cioè veramente come la famosissima primavera del Palermo. Di quanti anni fa è stata la primavera più bella del Palermo? 3 anni fa? 4 anni fa, che credo. Vinse lo scudetto e poi che ci ricordiamo di questi... Vabbè. Allora, e questa cosa è una cosa che abbiamo noi parlato con tanti ospiti. Noi parliamo, cerchiamo sempre delle risposte, delle soluzioni, ma in realtà nessuno ci sa dire. È difficile. Cioè neanche gli addetti ai lavori, quelli veramente bravi, ex calciatori del Palermo, ci dicono così, ci rispondono, cioè di tutti quei giocatori di quella primavera famosissima. Me lo so spiegare. Io, tutti così ce l'ho. L'unico, tranne Rondine. Perché una Rondine non fa primavera e quindi magari se n'è andato, cioè. Però non lo capisco neanche io perché, ripeto, cioè, Sasto Zamparini ci avrà guadagnato sicuramente abbastanza. Ma non è neanche quello, non è una questione di, secondo me, di presidente, non è una questione, è una questione di procuratori, non so, di...
Tu lo sai che alcuni giocatori in Serie C, ora Roberto ci risponderà se succede la stessa cosa nello Cinao, alcuni giocatori in Serie C giocano nelle varie squadre titolari perché hanno lo sponsor, quindi pagano per giocare, sì, o perché il procuratore d'oro paga per farlo giocare. Cioè, posso riprendere lo stipendio, al contrario, questo paga per giocare. Cioè, mi sta dando brutta notizia, cioè, anche se le sapevo, mi sta dando brutta notizia, ma in realtà il calcio negli ultimi anni è peggiorato drasticamente, cioè si è allargato il mercato con gli stranieri e quindi i giocatori, non lo so, cioè meglio la new team in questi casi, cioè io punterei sui giovani e la cultura dei giovani, i genitori, perché la cosa peggiore secondo me sono i genitori è la cosa peggiore, mia figlia è troppo bravo, cioè magari è una nieghia, però dico no, e vedi quello, vado là, però c'è sempre quel genitore che fa... C'erano due bravi nella mia squadra, mio figlio e poi dicono quello veramente bravo e si tirano, no, però no, e si sciarriano. Questo Ivan credo che sia in tutti i settori questo problema. Sì, sì, è vero, vero. Perché in un'accademia di musica moderna oppure in una scuola di danza. Maria De Filippi. C'è sempre. Ormai ti chiedono, ma tua figlia come mai non fa amici tua figlia? Cioè te lo domando, tipo, come mai non fa amici? Come se fosse colpa mia. Sì. Addirittura sono quelle, i pacchionieri, quelle oramai quelle che fanno la pacchionello un pochettino, no, però dico è agile, è agile perché quando tu porti una bambina magari alla scuola di danza, la maestra per ingaggiarla, per prenderla nella scuola, non ti dirà mai tua figlia non potrà mai diventare una ballerina perché non è alta, slanciata, non è un cigno. Invece la prendono e dice però se ci può lavorare, sì, c'è il talento. Poi c'è il saggio, la mettono in quarta fila, che ci vuole il drone per fargli il filmato alla bambina. Lei fa, il problema è la famiglia. Perché ricordiamo che si chiama gioco calcio, giocare a calcio, ti devi divertire, invece no, si scannano. Dove è stato l'ultima cosa che si sono presi a legnate? No, quello per il tennis, quello è stato. Ieri c'è stato una anche grande, ieri? Ieri è stata sospesa una partita di promozione perché è stato aggredito arbitro e guardaline. Vabbè, forse se lo meritavano, però non c'è che. non si farà mai, è impossibile questa cosa. Cioè. Posso dire una cosa, sì. La differenza con lo sci nautico è che il calcio è uno sport, anzi è lo sport più popolare in Italia almeno. Quindi no, anche nel mondo. Nel mondo. Difficilmente i genitori diranno qualcosa agli esperti di sci nautico perché non ne capiscono niente. No, lo dicono. Lo dicono. Tanto lo dicono. Nel calcio invece tutti sentono allenatori, tutti sentono dirigenti, tutti sentono giocatori e quindi ognuno dice una cosa. Ed è come dico io, così come Ventura sbaglia a mettere il giocatore nazionale, ora Mancini, così come sbaglia, perché io so di calcio e io so dire qualcosa che è migliore della tua scelta. E quindi questo è il problema, penso. L'educazione deve partire dal genitore. Roberto, nello scenario capita che tipo le tifoserie litigano, no. I genitori fra di loro litigano perché il figlio... No, perché noi allenatori siamo attenti a premiarli, se si comportano bene li facciamo salire in barca e gli facciamo vedere i bambini che sciano, se si comportano male li lasciamo al pontile in punizione. Se lo meritano, sì. E così è più quindi bello. Già voi, però dico non capita mai che i genitori fra di loro li addomestichiamo, no? Ma dico i genitori non li dicano mai fra di loro. Difficile, lo diciamo, al sangue non ci arriva mai. Al sangue. Invece ieri in promozione c'è una sfida al vertice che era Salemi contro Don Carlo Misimeri e praticamente il Salemi vinceva 1-0, il Don Carlo ha pareggiato, partita sospesa per aggressione all'arbitro e guardalina. Ma da parte di chi è che ha aggredito? Del Salemi. Quindi cosa succede in questi e ora è ancora il verdetto uscirà penso mercoledì nel comunicato ufficiale. Penso che poi gli daranno la partita a tavolino. Gli daranno la partita a tavolino al Don Carlo e qua il Don Carlo in realtà qua ha 53 punti ma ha questa partita in meno contro il Salemi, lo vedi? Ha 51, sì. Quindi se danno i 3 punti al Don Carlo, il Don Carlo ritornerà primo a 56 punti. Quindi una timpurata all'arbitro vale 3 punti in questo caso, cioè, mi pare pure poco, non è... Dico, ma qua il Salemi rischia poi tantissimo, perché ci sono punti di penalizzazione... Punti di sutura... Ma allora, siccome io sono di Borgo Nuovo, io abito a Borgo Nuovo... Però ieri Borgo Nuovo ha vinto, sai? Vabbè, ma ci sto rimanendo male, non sapevo neanche, chi è l'allenatore di Borgo Vassallo, Gaetano, perché no, io conosco il presidente,
che è Rosario. Lo conosci benissimo. Aspetta, sì, lo conosco. Rosario è un uomo. Rosario, dai. Rosario, non mi va in chiesa, Rosario. Cioè, sì, aspetta. Calma, dai. Non mi dico. Allora, appena Rosario, ci penso al cognome, lo dico. Comunque, conosco il presidente. E niente, sono messi così. E Vis sta a indicare? Visitia, visitia. Però c'è anche il Villabate qua che il Villabate è messo a 20 punti, a meno uno, non abbiamo capito mai questo punto di penalizzazione perché ce l'hanno. E vabbè, pazienza, è qua. La lotta è fra Oratorio San Ciro e Giorgio e Don Carlo Misilmeri. Una squadra, come diciamo sempre, l'Oratorio San Ciro e Giorgio molto aiutato dall'alto, perché se ci metti i santi è chiaro che sei prima in classifica. C'è la tua squadra, comunque tu non fai finta di niente, cioè diciamo la tua squadra è il Castel Termini. Io ne parlo da tutte le puntate, purtroppo abbiamo vinto il Castel Termini ha vinto 2-0 contro la Gattopardo. Venivamo da un periodo un pochino non buono, 3 sconfitte, un pareggio, però adesso ci siamo rimessi in sesto, ma noi è una squadra per salvarsi era fatta, quindi questo è un grande campionato. Castel Termini, siamo messi benissimo, però dico, violenza nel calcio, io, no? A parte gli scherzi, insopportabile. E tu pensa che molte volte succede che alcune partite vengono interrotte nei campionati minori. No, ma io so questa cosa, che è terribile, quindi questo è proprio sintomo di mala educazione sin da piccoli, cioè l'idea, il sogno è quello dell'Inghilterra, se noi pensiamo agli hooligans che erano i tifosi più aggressivi e poi vai in uno stadio inglese e vai senza barriere, famiglie vanno allo stadio. Dovremmo riportare le famiglie, si devono riportare le famiglie allo stadio, i bambini, ma se tu un bambino lo porti allo stadio e vedi i tifosi che si massacrano, tu famiglia non lo porti più il bambino allo stadio. Ma tu pensa, ma cioè stiamo parlando di partite importanti, io sto parlando di campionati minori dove giocano dei ragazzi 2005, dei ragazzi 2006. In euro quanto viene? Dico, stiamo parlando di campionati di ragazzini dove i genitori a volte iniziano a litigare tra di loro e l'arbitro è costretto a interrompere la partita. Allora, immaginati un campionato di promozione, è vero che ti stai giocando il campionato in questa partita, però che si arriva a interrompere la partita perché l'arbitro viene aggredito, allora abbiamo perso il lume della ragione. Vi racconto per esperienza una cosa che è successa 2 mesi fa. Abbiamo organizzato un torneo, lo facciamo ogni anno da 3 anni. Il nostro presidente è Cristian Terlizzi, quindi insomma... lui ha il giocatore del Catania Valerio. Comunque del Catania, in quanto anche ex giocatore del Catania, lui ha molti contatti, quindi praticamente abbiamo riunito tutte le migliori società siciliane, c'era il Catania, c'era il Trapani, il Palermo, il Siracusa, insomma c'erano tutte le società professioniste, e qui a Santa Flavia un torneo andava benissimo, 23 dicembre, a un certo punto eravamo alle semifinali, non so per quale motivo dei genitori dagli spalti, non voglio dire nemmeno, comunque uno era dalla provincia di Palermo, un papà di un bambino che giocava in una scuola calcio della provincia di Palermo e uno di fuori dalla provincia di Palermo, per un non so che cosa si sono beccati, è nata una rissa, si sono menati in tribuna, un torneo amatoriale senza nessun arbitro, quindi fatto tra di noi che andava benissimo, Cristian ha avuto l'idea condivisa dai più di interrompere tutto il torneo, eravamo quasi alle semifinali e abbiamo interrotto il torneo di Natale con tanti di società professioniste, con tanti di regali, con clima bellissimo, che a causa di genitori. Andate poi. Che tristezza però questa cosa. E i bambini che dicevano? E i bambini, che c'è un video che abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Facebook, si sono riuniti da soli. Ah, l'ho visto questo video. Noi non vi vogliamo, cioè dicevano ai loro genitori di uscire. Sì, l'ho visto questo video. Senza che nessuno gli dicesse niente. Video l'ho visto, è bello questo video. Vi consiglio di vederlo. Sì, torno a casa e lo vado a vedere. Davvero, i bambini si riuniscono in campo e quando dai genitori gli dicono andate via. Bambini di Palermo e Catania, sì, e Siracusa, tutti insieme, sì. Trapani. Ma sì, una volta poi l'arbitro deve dire, c'è uno che sicuramente si deve fermare e fa, oh, arbitra tu. E voglio vedere che uno ne panni l'arbitro, perché anche è difficile fare l'arbitro, noi scherziamo, però quante pressioni. Dico, in Serie A sei molto aiutato, in Serie A. Dice, ormai... che Corrado, vai qua, che morio. In Serie A sei molto aiutato, c'è il VAR, c'è
ormai hai questo supporto video, anche se ieri sera il nostro arbitro abisso palermitano, anche lui ha fatto una ieri sera e per gli interessi il VAR era VAR rumpiti cuoia, cioè, sì, non era VAR, cioè, diciamo l'errore veramente, però sicuramente nei panni del nostro palermitano, cioè già altre volte aveva sbagliato, cercava di recuperare, quindi sicuramente delle pressioni esagerate, qualsiasi decisione era sbagliata, in quel momento poteva succedere di tutto, poteva anche dare il gol direttamente alla, senza neanche il rigore, era andato in pallo oramai, quindi sì, sì, perché le pressioni sicuramente, perché non si è mai vista una partita finisce al 101esimo, dico è successo quello, è successo, però dico gli arbitri sono sempre le persone che, come sbaglia un calciatore, sbaglia anche l'arbitro, cioè umano. È un peccato. Io non hai sbagliato mai durante uno spettacolo? Sempre io sbaglio, cioè io già sbaglio salendo sul palco perché non ci devo salire sul palco. Però affronto la vita così, con ma chi me l'ha fatto fare, però può capitare. E perché se sbaglia Ivra magari esce fuori un applauso. Bravo! E io no, non me lo merito, c'è una cosa, io un rapporto. Invece se sbaglia un arbitro tutti. Vabbè. Però è anche vero che la VAR che cosa fa? Doveva aiutare invece. Ma io sto parlando degli arbitri di Serie A, perché in Serie B già la VAR non c'è, quindi. In Serie B, ed è un peccato, perché in un da un certo canto aiuta, però anche lì. Frosinone Palermo sarebbe finita forse. Ah, che bella questa partita, che ben ricordi. Che bella che ma poi io domando a te, perché dico sei molto più ferrato di noi, ma com'è finita questa cosa dei palloni che hanno buttato in campo? Cioè, è passata in secondo piano? No, cioè, lo sai com'è finita questa cosa? Che ora succede che in tutti i campionati, anche minori, quando si deve perdere tempo, tirano i palloni in campo e non succede più nulla. Che tristezza, vedi questo, che cosa? La realtà dei fatti. E questo è quello che è successo, Frosinone Palermo ha scatenato questa cosa. Ora improvvisamente entra un pallone in campo, l'arbitro fischia, state attenti. Monelli, non si fanno queste cose. Va bene, passiamo all'altro campionato di promozione, sono due gironi di promozione. Il primo l'abbiamo visto, ieri la prima in classifica, la Cefaledium di Giancarlo Ferrara, Borgo Nuovo, che è amico mio, Giancarlo. Cioè, poi dal CUS, sempre diciamo di casa. Bravo, sempre di casa. L'unica cosa che non è cambiata in Giancarlo in tutti questi anni sono i capelli. I capelli, certo, bravo. Certo. E a Lercara ci fu una partita, Lascari CUS Palermo, l'hanno soprannominato Sandokan. Tra le tribune Sandokan, vabbè. Cose così. Quindi. Ieri non ha giocato Giancarlo perché la partita è stata sospesa per neve. Quindi è a 53 con 53 punti, una partita in meno, sta vincendo facile. Infatti, per neve, infatti bello, neve. Neve fotto, cioè me ne fotto, diciamo, va bene, però bene. È l'ultima qua in classifica, è la Polisportiva Gioiosa. Che Gioiosa non ha niente, giustamente. C'è da ridere. C'è Gioiosa. Però ci sono delle squadre tipo quanto ne retrocedono? Qua credo che siano due, quindi Casteldaccia per ora Perché c'è l'una che retrocede subito, le altre fanno i play-out. Certo, Altofonte Casteldaccia su proprio attaccate, cioè non è giusto, meglio due torri, cioè che scende due torri, non so di dov'è due torri, però dov'è? Può succedere pure che se c'è un discorso di 10 punti e non si fanno i play-out, scendono automaticamente due squadre, è complicato, tutta la matematica. Cioè abbiamo come squadra palermitana abbiamo il Bagheria buono a 36 punti, ma abbiamo una squadra, il Sant'Anna, che è la squadra di Santa Flavia, si chiama Sant'Anna però sono di Santa Flavia, l'altra volta ci hanno spiegato il motivo, che è di un grande mister che è amico nostro, che è venuto qua in trasmissione, Angelo Tomasello, che sta facendo un campionato strepitoso con la squadra di tutti i ragazzini. Beh, e queste sono soddisfazioni. Anche Ganci per via dei pezzi, comunque, dicevo. È la giusta energia dei pezzi di rosticceria. Che in questo caso è Dario che sta dando una grossa mano al Ganci. Li paghi a pezzi, li paghi. Vabbè, niente, abbiamo parlato dei campionati di eccellenza e promozione. È arrivato il momento, visto che abbiamo... No, ma Ivan, magari qualcuno non lo sa, ma oltre ad essere un attore, cabarettista, è anche un cantante di alto livello. Sì, io questo lo sapevo. Ve lo dimostreremo. Scantiamo, siamo un po' di vabbè, sì. Allora, vai. Aspetta, io stacca di questo. Sì, questo. Stacco. Vai, siamo pronti per cantare. Dirige il maestro Beppe Vessicchio. Beppe Vessicchio. Vabbè, noi cantiamo perché noi siamo un popolo meraviglioso e noi siamo... Definiamoci la fine del mondo. E quando anni fa i Maya dissero arriverà la fine del mondo, noi ci siamo stupiti perché per noi fine del mondo è un complimento. Come cucina la pasta mia madre, eh?
la fine del mondo. Che ne hai mangiato pure a casa mia tu. Però dico, per noi fine del mondo, quando ci disse arriverà la fine del mondo, noi ora vediamo. Perché per noi fine del mondo è un complimento. E ha scritto una canzone che parla della fine del mondo e il ritornello fa appunto Ondo. Ondo è la fine del mondo. Quindi tutti assieme dovremmo cantare questa canzone. Proviamo. Ondo, ondo è la fine del mondo. Allora Endio, Endio è la fine dello stipendio. Vediamo se l'avete capita tutti assieme. Lo so, non c'è pubblico però. Ondo, uno solo è del mondo. Allora Endio, Endio è la fine dello stipendio. La fine del mondo è col freddo una tazza di tè, dormire di notte abbracciati, svegliarsi e sentirsi amati. La fine del mondo è la mattina un buon caffè, le coccole del tuo cane, i broccoli in tegame. La fine del mondo è il sorriso che fai per me, una torta di cioccolata, una bella cacata. Allora ondo, ondo è la cacata, è bella, è la cosa più bella. È come la livella di Totò quando siamo là. La fine dello stipendio. La fine del mondo è quel quadro di Monet, la neve la mattina, il culo della vicina. La fine del mondo è la canzone che dedica a te, un calcio ad un pallone, una teglia di sfincione. La fine del mondo è quel libro che piace a me, l'originalità o una che me la dà. Hey! Ondo, ondo è la fine del mondo. Allora Endio, Endio è la fine dello stipendio. Allora Uca, Uca, la fine di Luca. Non è Luca? Verruca. Verruca, va bene. Verruca ci va bene, per evitare, sì, sì. La fine del mondo è la squadra che piace a me, l'ultimo giorno a scuola, una stecca di stigliola. La fine del mondo è la canzone che dedico a te, una passeggiata in bici, una cena con amici. La fine del mondo è uno spettacolo di cabaret, una bambina nata, ma prima la trombata. Allora ondo, ondo è la fine del mondo. Endio, Endio è la fine dello stipendio. E allora one, one è la fine di questa canzone. Grazie. È bene che sono improvvisata dal nostro meraviglioso e Forza Palermo, sì. Claudio, buonasera. Un applauso a Ivan, rifacciamoci un applauso a Ivan. Sì, 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 facciamo. E iniziamo a parlare di New Team, Ivan. New Team, non ne parlo. Chi è che non ne conosco? Guarda, ne parla il direttore generale della New Team, direttore sportivo della New Team. Io mi prendo il allora, dove siete innanzitutto voi come campi di allenamento? Allora, noi siamo a Santa Flavia, dividiamo il campo proprio col Sant'Anna. Troppo bello, sto campo è il campo più bello che senti, erba sintetica, cioè è un campo fantastico. Diciamo cioè, che lo era. Era, come? Ma era che un campo finito. No, no, non è allora finito. Si è creato un avvallamento in questo campo di circa, no, c'è un dislivello. Incredibile. E perché la Juntim gioca là, capito? Perché abbiamo fatto a poco. Non ricordi come il campo Olli e Benji? Non finiva mai, la salita, la discesa. E ora il campo della Sant'Anna. Ci sto rimanendo veramente salito, male. Io ho giocato a pallone un paio di volte lì e il campo era giocava stupendo. La primavera del Palermo là e ma cioè, diciamo che il campo sorge accanto alla, ai binari di una, del treno, diciamo. Binario morto? Sì. Quindi morto campo santo, diciamo. Cioè, co, quindi diciamo capito che queste vibrazioni hanno, hanno fatto cedere questa parte. Le vibrazioni, che conosci? Dicono, comunque c'è da fare. Vibrazioni che fanno, cioè, vabbè. C'è da fare comunque, sia manutenzione che non è stata fatta già da un, due, tre anni a questa parte. Angelo ci aveva detto, quando era venuto Angelo Tomasello come ospite, che a breve avrebbero allora, fatto i lavori cominciano il primo giugno del 2018. Ah, cominceranno il primo giugno del 2018. Ah, cominceranno il primo giugno del 2018. Siamo al 23 febbraio 2019, quindi diciamo. Poi abbiamo che poi non ci vuole molto per aggiustarlo questo. Quanto ci vuole? Quando io 10 euro le posso mettere, non mi fare esagerare. No, ma era una cifra veramente irrisoria, si parlava tipo 10.000 euro. 10-15, sì. Cioè, ma ne devo uscire io, cioè, no, no, dico una, no, però hai ragione, c'è da alzare il manto, cioè dico in questo caso la politica, però io mi rendo conto che dico non è toccare sempre la politica, ma dico c'è sicuramente un'amministrazione
Mi pare pure male parlare di questa cosa, però dico che 15.000 euro non sono tanti. Cioè, porti, diciamo. Assolutamente no. Siccome ne parlavano tutti bene di questo campo, io personalmente quando lo ricordo. È una struttura meravigliosa. Intanto... Sant'Anna, per esempio, si allena lì, però gioca a Carini. 50 km. Cioè, Sant'Anna a Carini, cioè, se, che solo se pensi di benzina quanto spendono, tanto vale che rifanno il campo. Non è omologabile per questo avvallamento. Sì, non è omologabile. Anche perché è pericolosissimo. Io l'ho visto l'anno scorso. Cioè, addirittura avvallamento. Non è omologato. Sì, sì, si è creato proprio un avvallamento nel campo che è veramente impressionante. Ma poi sei dei della Valle, visto che. della Valle. Cioè, comunque, noi ci alleniamo lì con le categorie, diciamo, un pochino più grandette. Parlo di 2006-2007, quindi. 12 anni, 11-12 anni. Poi quante categorie avete? Allora, noi da quest'anno abbiamo deciso di fare solo attività di base, ovvero dagli esordienti in basso. L'anno scorso facevamo anche i giovanissimi, ma anche per questo motivo abbiamo deciso di, motivo del campo abbiamo deciso di non certo, farlo. Perché la struttura significa andare a affittare un campo e quindi sostenere le spese. Abbiamo deciso di fermarci a, diciamo, ai campionati che fanno fino a calcio a 9, e lì possiamo sfruttare metà campo, certo. Perché la metà campo, diciamo, quella sana. Mentre quelli più piccoli si allenano al palazzetto dello sport, che è a fianco, vicino, sì, sì. Palagio, il palasport della chiesa, e i ragazzi di Mister Messina. Che è il comune di Bagheria. Che quello è il comune di Bagheria, diciamo, si distanziano 150 metri, ma è il comune di Bagheria. Sì. Al coperto. Al coperto, con i 2010-11 e 12-13, quindi dai 8 anni ai 5 anni. Ma il lago di cacca, ma non si può, cioè, mettere asfaltare. Asfaltare e facciamo un campo. E quindi le due strutture, diciamo, sono queste di allenamento. Quando è nata questa società? Nata nel 2016 da un'idea di Cristian, appunto, Terlizzi, con il suo socio che è Luca Piazza, che adesso allena l'Under 17 del Palermo, il prof, diciamo, l'allenatore atletico, parte atletica di Gnoffo. Danno la loro idea, hanno creato questa scuola calcio con, diciamo, l'obiettivo di mirare alla qualità più che alla quantità. Visto che comunque si sono allenatori come appunto Cristian e Luca che allenano, oltre ad essere presenti sono comunque sia gli allenatori di alcuni gruppi e quindi puntano a formare il giocatore, quindi abbiamo dei gruppi un pochino di elite che mirano appunto a più che a ottenere risultati nel breve termine, nel medio e lungo termine, soprattutto la speranza è questa, soprattutto l'individuo che può andare a può diventare qualcuno sia come uomo soprattutto e poi come calciatore. Ma che campionati fate voi? Gli esordienti 2006 a 9. Dico, sì. Che ASC? ASC di base e qualche torneo FIGC, perché comunque sono tutti testati FIGC in quanto noi siamo affiliati FIGC, ma come torneo, a livello di tornei partecipa a quelli ASC che sono un pochino più calendarizzati, con tutte le categorie, anche quelle di Messina. L'S7 non c'è più. Cosa? L'S7 non c'è più, no. Cioè, no, c'è tutto Famila, cioè hanno fatto altre cose, Carrefour, Conad, sì, però... Vabbè, però dico, una bella realtà fuori Palermo, a Santa Flavia... No, ma è anche rinomata, cioè, dico, il lavoro che ha fatto Terlizzi è sentito e risentito, è un bel lavoro. Cioè, io non sapevo, giuro, tranne questa cosa del campo, che ci sto rimanendo veramente male. No, però... il campo è da, credo, dal mese di marzo l'anno scorso. L'anno scorso hanno giocato, il Sant'Anna ha giocato l'ultimo campionato di prima categoria, solo perché pagando abbiamo ottenuto una deroga dalla FIGC di 6 mesi, perché scadeva, avevano già dato la non omologabilità per dicembre 2017. Abbiamo ottenuto questi 6 mesi appunto per far terminare i campionati sia nostri che del Sant'Anna, ma praticamente da giugno scorso non è più utilizzabile. Questo è le strutture. Tu lo sai quanti campi ci sono a Palermo in erba naturale? È una domanda che la risposta, ma non lo so, tanti. Spara una cifra. Allora, siccome comunque l'attività sportiva tra chiese e cose c'è un sacco di campi, direi 1000. Che 1000 sono spaventati in erba naturale. Ah, perché io confondo con le sintetiche. Io che siccome io manco fumo, quindi tu mi dici erba. Cioè, io manco già col caffè, già mi cavo col caffè. E poi non parlo di campi di calcetto, parlo di campi di calcio. Allora 0, non ce ne sono forse. 3. Borgo Nuovo. Palermo ci sono 3 campi in erba naturale. Sono lo Stadio Barbera, Bocca di Falco e Cus Palermo. Ah, tutto per arrivare a no, no. Masculazzo! Calma, però anche lì il campo non è che è bellissimo, c'è a un certo punto sali, scendi la marea.
Quanti campi in erba sintetica a 11 ci sono a Palermo? Ma mi chiesi con me? Allora, c'è... Allora, che tu mi dici, allora, c'è il, allora, ci sono quelli tedesco, no. Poi il Ribolla, e poi c'è il Buon Pastore, che ha 9 in realtà, Buon Pastore, no, il Buon Pastore, come il si Bolle. Chiama? Sicilia. Il calcio Sicilia, quanto è calcio Sicilia, Ribolla l'ho detto, il Pisani 3, Santa Palermo, forse a 3 sono fermo perché ho giocato in 3. Fammi quanti di calcetto me ne vado, io però gioco a padel, ti dico che gioco a padel. Quanti però. Campi di padel ci sono? Però 40 campi per adesso, però la... 40 campi. Aspetta, appena ti giri ne lascia uno. Sì, sì, sì. Quanti campi di sci nautico ci sono a Palermo? Dai. No, non ce ne sono, però a padel sono preparato, informatissimo. 4 campi di sci nautico. Tutti a Caccamo. Tutti a Caccamo. Ma dico, sci nautico, si partecipa a campionati importanti, nazionali, internazionali? Noi partecipiamo ai campionati nazionali, quindi ai campionati italiani, e poi i migliori vanno ai campionati europei, ai campionati mondiali, come in tutti gli sport. Vero che pagate con la salsiccia voi, col salame di calcio? Cioè, pagate i premi speciali. Ma qua possiamo far salire qualcuno dei ragazzi per fare una testimonianza di questo sport? A cespuglio possiamo fare salire. A cespuglio? Chi è cespuglio? Vabbè, dai, vuoi essere aspetta. Ti faccio un sottofondo. Come ti chiami? Cespuglio. Acquaviva. E lui, sì, abbiamo visto prima di là, ma non l'avevo riconosciuto. Quello che è arrivato secondo e si lamentava che il primo è arrivato Martorana. Si è arreso. Martorana. Che Martorana è il tuo compagno di... È lui, Martorana. Ah, lui. Cioè... Il più forte. Allora facciamo salire pure a Martorana. Facciamoli salire tutte e due, dai. Martorana. E pure la Femminù, facciamo salire tutte e tre, vai. Ci deve cantare. Vai, forza. Vai, saliamo. Portiamo la birra ai ragazzi, la birra! Dai, salita. No, più olimpionico, dai. Sa una canzoncina siciliana, non c'è di modo. Chi? Antorano. Allora. Qua. Accomoda, dai, ragazzi, c'è. Tra l'altro sappiamo uno scoop importantissimo di Martorana, che dico che canta una canzone in siciliano bellissima, cioè. Qual è la canzone in siciliano? Cioè. No, non ti vergognare! Allora, mettetevi qua accanto a me, perché sennò Martorano non si vede. Tu come ti chiami? Giorgio, mettiti accanto a lui. Ok, perfetto. Allora, tu mi devi spiegare una cosa. Tu una mattina ti sei alzato, sei andato da mamma e papà. Oh, e hai detto, mamma e papà, io voglio giocare a calcio. No, io voglio fare sci nautico. Com'è nata questa tua passione? Allora, è nata questa mia passione perché mia madre e mio padre mi hanno iscritto al club Solunto. Quindi ti hanno obbligato ad andare da te? No. Per l'estate, pure io. Ah, in estate? Il primo anno non ho voluto farlo perché mi spaventavo un sacco, però il secondo anno ho cominciato a... Costretto, questa volta sì. Ho cominciato a praticarlo, poi sono passato al... Quando è diventato più bravino, è stato attenzionato, dice, ma portiamolo al lago che così si allena. Quanti anni hai? Io 10 anni. Quanti anni hai che fai sci nautico? 3 anni. E già sei arrivato secondo a un campionato nazionale? Secondo. E il primo è arrivato lui. Camorria! Cioè, ma ogni tanto fallo vincere ogni tanto! Vabbè, però dico, è una bella cosa il primo e secondo due palermitani. Bellissimo. E anche nella ranking europea sono primo e terzo. Ui. E sto secondo è faccio un applauso. Cioè, tu a livello europeo. No, niente. Che cosa? Che, dove sei messo? No, io nel mio pianerottolo, già, me la vivo male nel mio pianerottolo. Vabbè, invece parliamo con Giorgia. Una signorinella che fa sci nautico. Le categorie delle femminucce come sono? Under 10. Lei è quest'anno passa negli under 12 e come primo anno sarà un po' più impegnativo, ma e tu come disciplina quale fai? Tutte e tre. Quindi slalom, figure, salto e poi la combinata delle tre dà vita alla combinata che è la più prestigiosa delle attività, perché il campione di combinata è quello che è più bravo in tutte e tre le discipline. Ho capito. Come Martorana, quello ho capito.
Come sì. Martolai, e tu come ti chiami di nome? Salvatore. Tu sei arrivato primo, secondo è arrivato lui, io non glielo ricordiamo. Dico, sei arrivato primo, dico, l'allenamento è stato faticoso, vieni avvicinati perché sennò l'allenamento è faticoso. Quante ore al giorno ti alleni? No, facciamo, ci alterniamo, facciamo delle sciate, uno, due sciate, massimo tre in estate e ci alterniamo noi tre. Lo dico, ma al giorno, cioè, ogni giorno ti alleni? E quante ore al giorno ti alleni? Due ore, tre ore. Diciamo che è tutto il pomeriggio. Tra una sciata e l'altra ci vuole sempre un'oretta di pausa perché è uno sport submassimale, quindi c'è bisogno di recupero fra una sciata e l'altra. Ma oltre allo sci fanno anche, penso, attività in palestra, preparazione nel periodo invernale fanno piscina i giorni pari e palestra, ginnastica artistica i giorni dispari, perché sono due discipline propedeutiche. Però facendo l'assecco si divertono, sono in mezzo a un gruppo di ragazzini. La cosa importante è che non studiano, cioè questo è importante. No, studiano. No, se non studiano non li alleno. Ma nel momento di pausa studiano, non l'hai sentito? Sì, sì, in quell'oretta di pausa nel momento di pausa sono costretti a studiare. Io ignoranti non cioè, capito? Cioè, non hanno pace, o studiano o faticano con gli allenamenti, ricreazione mai, c'è cioè, sempre un faticare. Questi bambini davanti alla PlayStation, quando ci sta? Quando giochi mai alla PlayStation? In pulmino. Quando ritorno a giocare alla PlayStation. Ma dico, con gli amici come fate? Cioè, gli amici siete voi? Noi. I compagni di scuola? Ma tu ogni qualche pomeriggio ti riesci a organizzare con i tuoi compagni di scuola? Però vedi che già mentalità che hanno da atleti, eh? Certo. Facciamo un applauso a questi ragazzi che già hanno la mentalità da atleti. Anche, allora, perché, anche perché i genitori già si stanno litigando con gli altri genitori. Cioè, no, vabbè, allora, c'è da dire una cosa, io avevo capito subito che erano tre atleti entrando perché ho visto le calze. Non ci sono risvoltini, ragazzi, non sono calciatori, niente tatuaggi, sono atleti per bene. Infatti, se vedi, hanno le calze lunghe tutti. Guarda. Avete capelli? Ah sì, certo. Non seguivo più il discorso. Lui va come ranking, significa che siccome nei primi 10, under 14, pur avendo 10 anni, siccome ha fatto il risultato dei primi 10, lui va come specialista. Solo nella disciplina delle figure. Non è la squadra italiana. Nella squadra, diciamo, vanno in quattro e noi abbiamo due atleti già in questa squadra. Lui va come quindi è una grande cosa questa società. Sì. Bravi, bravi. Bravi. Faccio un applauso a questi tre ragazzi. Potete scendere, grazie ragazzoni. Bravi. Vabbè, allora faccio salire al mister della New Team, Giovanni, portati pure questi bimbi qua su, dai Giovanni. Salite col mister i bimbi, dai che facciamo una foto. Qua, mettetevi avanti, qua, avanti, mettetevi avanti. Va bene, allora poi... Fai un 4-3-3, fai, cioè... E allora, mettetevi avanti e... Allora, tu... Ne manca uno, vieni, dai. Si sta mettendo le scarpe, la vocale. È il portiere. Lui è il portiere. E allora? Cioè, lui va bene, il portiere. Siamo qua, il portiere. Cioè, allora. Le punte, chi sono le punte? Le punte. Una, due punte, centrocampo. Centrocampo 1-2. Difesa 1-2. Vabbè, ho capito. Allenatore. Allenatore. Isola, stavano Giovanni. Va bene, allora Giovanni. Parlaci di questa squadra. Diciamo che sono veramente felice di allenarli. È la mia prima esperienza con i bambini piccoli perché lui lo sa, ho fatto altre cose. Ho allenato squadre un po' più che però. Quest'anno Christian mi ha fatto questa bella proposta, è venuto a casa perché ho avuto un grosso incidente 2 anni fa. Ho dovuto interrompere con il calcio, però è stata bella la sua proposta e anche
il direttore, e ho scelto questa strada con questi bambini, che le prime due partite, due tre partite le abbiamo perse e poi le abbiamo vinte tutte, fino adesso le abbiamo vinte. Quindi i bambini, però lasciamo stare il discorso della vittoria, la crescita che fanno loro, sia fisica che tecnica, questa è la cosa più importante. Sono dei bambini stupendi che sicuramente li porterò qualche anno avanti con me. Allora, vi faccio una domanda: ma il mister quando si arrabbia dice parolacce? Ecco qua! La bocca è la verità! E viva la sincerità! Bravo, come ti chiami tu? Il portiere? Dice parolacce il mister, vero? E voi lo rimproverate quando dice parolacce? Quando dice parolacce lo rimproverate? Non gli dite niente. Ma scusate, il capitano chi è? Un po' tutti a rotazione. Vabbè, ma c'è quello che gioca e tira la monetina con l'arbitro, eh? Ah, uno diverso, per favore. Bravo. Prendine una a caso, Claudio, e fatti dire cosa, per caricare la squadra, cosa gli dici. Questo da. Vabbè, prendiamo lui, vieni qua. Allora. Io lascio un bomber, ho fatto un sacco di cose. Quanti ne hai fatti? Come ti chiami innanzitutto? Alessandro. Alessandro. Hai fatto quanti gol? 23. In quante partite? Una. 20 partite, 11 partite, 23 gol. Porca miseria. Raga, ce lo teniamo questo nel freezer. Come si chiama? Come ti chiami? Alessandro. No, il cognome ci interessa. Bernardo. Vabbè. Su Piccio, cognome. Questo, investiamo su questo bambino, 23 gol. Il portiere della squadra, quanti gol ha subito? 23. Autogol. Il portiere sono due, l'altro non c'è perché è un po' malato, quindi non c'è. I portieri sono due, insomma. Altro figlio di Cristo. Non molti gol. Per adesso siamo, mi pare che la seconda migliore difesa. Allora, tu immagina una cosa. Allora, Giovanni non è preparato, ma i genitori sanno tutto di questo. Cioè hanno le statistiche, scaricano le statistiche, quanti gol le fanno i bambini, quanti minuti quanti gioco, passaggi positivi ha fatto le. Capito? Cioè i genitori, la malattia comincia là, la vera malattia comincia là. Una malattia pulita. Va bene, facciamo un applauso alla New Team, grazie bambini che siete seduti sul palco. E allora ringraziamo. Siamo giunti alla fine. Ringraziamo i nostri ospiti che sono Clinica Veterinaria Zarcone. Ah, scusami, questi sono gli sponsor, non sono gli ospiti. Cioè gli sponsor. No, gli sponsor siamo noi. Gli sponsor siete voi. Ho detto gli ospiti. Fai quello che vuoi tu alla trasmissione. Cioè. Ringraziamo i nostri sponsor. Ho detto ospiti. Vabbè. Allora, Clinica Veterinaria Zarcone. Bagheria. Bagheria, il Legno Italia di Palermo. Lo psichiatra. Bagheria, caffè. Bagheria e Zona Ottica di Palermo. Però prima di salutare i nostri ospiti, che sono Ivan Fiore, Salvo Orifici e Roberto Riolo, io voglio concludere questa puntata con una cosa. Abbiamo parlato di Palermo, sì. Abbiamo parlato delle grandi cose che ci sono state a Palermo. È una grande persona di Palermo, una grande persona di Palermo è stata Padre Pino Puglisi, e tu hai fatto un pezzo su Padre Pino Puglisi che è veramente grandioso, e quindi volevo concludere, Ivan, se ci fai questo regalo con certo. Questo pezzo su Padre Pino Puglisi. Va bene, volentieri. Grazie al Palab, grazie a Futura Vision. Concludiamo questa puntata con Ivan Fiore, che ci racconterà a suo modo Padre Pino Puglisi. Allora, Padre Pino Puglisi, da tutti ricordato 3P, tutti lo ricordano 3P, Padre Pino Puglisi. Quando mi è stato chiesto di scrivere e parlare di Padre Pino Puglisi, io ho pensato, ma se 3P lo ricorda Corrado Nitto, lo ricorda Claudio, 3P, tutti lo chiamavano 3P, e io voglio raccontarvi Padre Pino Puglisi utilizzando solamente la lettera P. Piccolo Pino pensava, perché? Perché persone piangono? Perché persone patiscono? Perché povertà, prostitute, protettori, pregiudizi, pregiudicati, parole pesanti, panico, pistole, paura? Perché? Posso portare pace? Posso? Prete, Padre Pino Puglisi prete,
prete per passione, prete per predestinazione, papà, papà per picciotti, papà per picciritti, per potenti, prepotenti, parrino. Padre Pino Puisi parlava parecchio, padre Pino Puisi parlava pensando, parlava ponderato, però per persone povere parlava pacato, per persone povere parlava piacevole, parlava pacifico, parlava paterno. Per potenti, prepotenti, papale, papale, parole penetranti, pungenti, profonde, piccanti, perché? Perché potevano plasmare. Poi pensò, posso portare più pace, posso proteggere più persone, posso, paradiso, prendimi. Grazie, Corrado Nitto. Bellissimo questo.